mia amica ha detto di aver visto al parco il Grimes. Dunis, Dunis, aiuto! C'è il Grimes vicino al parco di casa tua, sono sicura che era lui. Quindi sono andato a vederlo e oltre al Grimes ho visto anche John Pork. Quindi ho dovuto combatterli con la magia. Perché la strega delle tenebre mi ha inviato questa bacchetta perché io la utilizzassi contro i cattivi. La parte 2, se cliccate qui, la mia amica mi ha inviato quell'audio mentre io stavo reagendo all'animazione del Grimes. Questo è il canale e questa è un'animazione sul McDonald's. Vedete, loro stanno al McDonald's e praticamente stanno servendo. Dice: vieni Thomas, vuoi vedere questo? Che cosa vuoi, che cosa devono mostrargli? Cosa gli devono far vedere? Porca puzzarda, mi viene paura a me, perché non so che cosa vogliono far vedere. Perché c'è uno che sta sotto il tavolo che fa: oh mio Dio, ti prego, fa che non sia niente di grave. Che versi fa? Dice: una femmina di Grimes. Cioè praticamente questa è una femmina di Grimes, oh mio Dio! Dice che i maschi sono molto rari. Ma che pazzi! Ma chi è questo pazzo psicopatico che sta facendo questo? E dice che se non fa un uomo lei, tutta la specie sarà estinta, sarà completamente bruciata. Quindi non ci saranno più Grimes. No raga, ho paura, che schifo è. Ok, ah, questo è il piccolo che è nato. Oddio, oddio, che succede? Porca puzzarda, che succede? Ok, questo è un altro piccolino. Oh, un altro. Ah, però dice tutte femmina, è una femmina, sono tutte femmine. Vediamo quest'ultimo cosa fa. Dice: veloce Thomas, prima che la perdiamo. No, che cosa brutta questa cosa, scusatemi. Oh, bene, è vivo il piccolino di nuovo. Cioè, non so se è bene o brutto, perché non voglio vedere altre cose. Altri Grimes. Dice che è un maschio, vedete? Yuhuu! E forse sono riusciti a salvare la specie. E adesso stanno raccogliendo tutto il succo che c'è. Questo cos'è? Cioccolato? Non lo so, ma questo scienziato non è normale. Vabbè, non scandalizzatevi troppo. È solo un'animazione, ricordiamocelo. Questa cosa non è successa realmente. Però per un qualche motivo il Grimes vuole che io la veda. Strano. Non sappiamo il perché, però vabbè, insomma. Beh, è stato veramente esagerato, signore. Ok, sono qua fuori al parco. Sto cercando quel dannato del Grimes e spero che John Pork non mi si presenti davanti. Ho portato anche il mio cane, come vedete, perché è importante che lui mi tenga compagnia qui. Oh mio Dio, eccolo qui, è spuntato. Dobbiamo stare molto attenti qua, è pericolosissimo, non vorrei mai che... Oh mio Dio, ma quello è John Pork, lo sapevo che doveva esserci. Cos'era? Cos'era? No, 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 scappa, scappa. No, 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 devo scappare. No, 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 paura, paura. Qua me ne sono ritornato a casa scappando, perché quella voce mi ha spaventato tantissimo. Solo che in casa mia c'erano altri fenomeni paranormali, quindi ho deciso di utilizzare la magia. Questa è la bacchetta di Sambuco. È la bacchetta che Silenti ha utilizzato per tutte le sue magie. E mi è stata spedita da questa signora molto strana, dalla strega della notte o qualcosa del genere. Non mi ricordo nemmeno come si chiama. Infatti prima mi ha mandato un'email e poi dopo mi ha spedito questa bacchetta. Io con questa bacchetta riesco a fare delle magie, guardate. Cioè, che figata, oh mio Dio! Tecnicamente, ora, il Grimes dovrebbe stare nei paraggi, purtroppo. Sempre in casa mia sta questo qui. E quindi io adesso cercherò di fare degli incantesimi di protezione per cercare di proteggermi dal Grimes. Che cosa ci fai in casa mia? Adesso abbiamo due problemi. Il primo è che le persone c'entrano in casa e questo è un problema molto grande. Il secondo è che quelle persone lì sono dei mangiamorte. Io l'ho sconfitto, credo, però perché è scomparso, non c'è più nessuno. Però porca puzzarda, io cosa devo fare adesso? Non è giusto, capite? Io non posso avere persone mangiamorte che mi entrano in casa. I mangiamorte sono dei tizi molto cattivi che vogliono uccidere tutti. Sono i cattivi della situazione. Non è stato molto difficile, devo dire, fare questa magia. È stato molto semplice quando sto parlando con mia nonna. Ora cercherò di fare un incantesimo di protezione perché è importante. Ma affinché questa cosa sia veritiera dovrò abbassare le luci. Ora vedete molto peggio. Però adesso potrò fare i miei incantesimi in un modo bello. Guardate qui. Cos'è successo? Si sono spente le luci. Dunis, ti prenderò. C'è qualcuno che sta parlando. Credo che sia il Grimes. Cosa vuole? Non vedo molto, non vedo niente. Lumos Maxima. Credo che ci sia qualcuno qui, ne sono abbastanza sicuro. Le luci non si spengono da sole. Solo che qui in questa camera non vedo nessuno, a meno che non ci sia qualcuno.
Ok, mi sa che era solamente un incantesimo per farmi paura. Qui dobbiamo investigare ancora di più perché non mi è chiaro che cosa sta succedendo in questo posto. È veramente strano e maledetto. E pensate che è casa mia, però. E questo è un grave problema. Questa è un'altra animazione del McDonald's. Di lui. Dice che ha sperimentato una cosa molto paurosa. Cos'è che hai sperimentato? Praticamente stava pulendo questo parcheggio veramente maialoso perché era sporchissimo! Non dovete lasciare i parcheggi sporchi, che poi dopo ci sono tutte le cose brutte, tipo gli insetti, gli scarafaggi enormi che vanno paurissima! Vabbè, però lui insomma sa qui, sta pulendo tutto quanto e giustamente si è spaventato perché ha visto tipo uno zombie, sembra. Però vabbè, insomma dice che non sapeva se era veramente uno zombie o un qualche cosa, una persona che stava semplicemente male. Non lo so, vediamo un attimo dove va a parare perché io ho paura, eh. Dice, chi c'è lì? Chi va lì? Non dovete spaventarmi. Lui quindi scappa. Aha! C'era una donna? Bruttina, se posso permettermi. Bruttina, signora, mi dispiace, ma non... Cioè, poi dopo, nel senso, ognuno può essere come vuole, però di solito non ci sono esseri umani proprio così che hanno quella faccia. Ma che caspita, adesso sembra un maiale, sarà John Pork? Può essere, chi lo sa? Oh mio Dio, sta diventando letteralmente John Pork? No, eh? Cioè, non voglio che dopo anche come Game Time che fa John Pork, che poi io ho paura, dopo mi ammazzano. Non voglio che mi ammanzino, guarda buzzarda. Guardate che brutta sarà la sorella di John Pork. Ma cos'è? Ma signorina? Ma non si vergogna? No, ha preso un coltello. Dice, che pensi? Che tu pensi di essere migliore? Non puoi rifiutarmi. No, dice Sandra, sto lavorando, si chiama Sandra lei. Ah, va! No, non urlare. Che cosa sta succedendo, dice? Se non lo sai tu. No, raga, è pazza. No, eh? Ma per fortuna... non mi ha ucciso perché insomma. Oh mio Dio. Ma raga, secondo voi lo sta facendo apposta oppure è stupida? Ok, l'ha fermata per fortuna. Raga, ma che caspita di problemi ha? Cioè praticamente è scappata nel McDonald's. Oh mio Dio. Dice, ehi, come stai? Dice Sandra, non puoi venire qua adesso. Dice, cosa hai appena detto? E dice, no, stai attento. Oh no. Ok, fa un pochino ridere questa scena, raga. Mi dispiace, ma un pochino fa ridere. Cioè, non prendetela troppo come horror, perché non credo sia mai successa questa cosa. Sarebbe molto strano. Anche perché è una signora maiala adesso, con tutto il rispetto. Però è veramente strana. Ma poi cosa fai con la cassa? La lasci giù? Che poi arriva la cassiera, pronto? Sandra Cassandra in sala 8? In cassa 8.5? Non ci sono lì. Vabbè, insomma, praticamente lei si arrabbia tanto, sbatte... Ma basta, ma datele qualcosa, qualche calmante. Ma raga, ma vi decidete a chiamare la polizia? Non so quant'è che ci vuole a chiamare la polizia per sta qua. Niente, lei lancia le sedie. Ma raga, ma chiamate la qualcuno di esperto, non lo so. Chiamate un negoziatore di ostaggi. Però dice, certo, però stai tranquillo adesso. Lascia quell'ago. E lui dice, cosa intendi con ago? Perché ha un ago lei? E dice, sì, purtroppo ce l'ha. Purtroppo è proprio lì nella sua mano. Mano. Oh no. Perché mi vuoi aiutare? Nessuno può aiutarmi. Non ho bisogno del tuo aiuto. E quindi si è scagliata contro di loro, cercando di ficcargli l'ago. Però insomma, sono riusciti a fermarla. Oddio, dice, mi dispiace, ma la sicurezza deve essere... deve pensare a questa cosa. No! Gli ha tirato un calcio nello stomaco e adesso lui è giù. E fa uno sguardo molto brutto. E quindi poi ha deciso di non attaccarmi più. Guarda, buzzarda! Dici che ho bisogno di un gelato. Ma cosa fa, raga? Ve l'ho detto, non sta bene. Cosa sta facendo? Ah! Porca puzzarda! Ok, è finalmente, alleluia, è arrivata il poliziotto. Bene. Dice che si è, ha preso sostanze stupefacenti e quindi è per questo che adesso faceva tutte queste cose. Dice che non sapeva perché faceva tutte quelle cose. Però raga, a me non sembra, vedete sta col medico, ma a me non sembra che lei sia un essere umano. Cioè, avete visto dalla faccia, non mi ricorda tanto un essere umano, a me ricorda più John Pork, con tutto il rispetto, ma potrebbe magari essere John Pork in realtà. Solo il tempo ce la potrà dire. Spero di non incontrare mai Sandra.